Noi abbiamo bisogno di far rivivere la città, perché soprattutto il commercio di prossimità vive di bacino d'utenza. E quindi nel medio lungo tutta la nostra attività è improntata a riportare dentro mura e nei quartieri, da un lato residenza e, per quanto riguarda il centro città in modo particolare, uffici. Dobbiamo invertire quella politica che nel tempo ha spostato. Riportare gli uffici in centro storico per tornare ad animare strade e piazze, ridare ossigeno a negozi e locali pubblici provati dalla pandemia e ora anche dall'incertezza economica legata alla guerra in Ucraina. Alla cerimonia di consegna della targa di luogo storico del commercio a 21 realtà cittadine con oltre 40 anni di attività, il vice sindaco Andrea De Checchi ha spiegato che il comune è determinato a percorrere questa strada, oltre a favorire la residenza, agevolare il parcheggio durante la settimana e rinnovare il bando per l'assegnazione di fondi comunali. Noi siamo convinti che i negozi di prossimità, sia il commercio, l'artigianato, siano la linfa di una città, di un centro urbano e dei suoi quartieri. E quindi la nostra politica amministrativa è tutta finalizzata al loro sostegno e al loro implemento. Tra i premiati per la lunga attività portata avanti anche nei difficili anni di pandemia, alcuni dei nomi che hanno fatto la storia del tessuto produttivo cittadino. Non abbiamo perso mai l'entusiasmo di andare avanti e i frutti ci sono. Quello che hanno detto è la faccia vera di Treviso. Bisogna cominciare a portare la gente dentro e riviverla com'è la bella Treviso. Ho un difetto molto petulante, forse per qualcuno, ma vedo che il risultato mi ha portato a questo giorno, diremmo, perché non è facile parlare, perché Gigi, chi lo conosce, è fatto così. La crisi che continua con gli aumenti dell'energia e una nuova contrazione dei consumi. Cioè, ci sono delle difficoltà che hanno ridotto il lavoro, quello senz'altro. E speriamo che col tempo si possa ritornare non come prima, ma meglio di adesso senz'altro. Purtroppo le cose stanno andando così, cerchiamo di tutti rimanere in piedi e tutti assieme andare avanti.